Derby teramano al Pigliacelli tra Montorri e Guardia Vomano. I gialloneri di mister Cipolletti vanno a caccia della sesta vittoria stagionale per prendersi la vetta, occupata dal San Benedetto Venere, distante un solo punto. Gli ospiti arrivano a Montorrio con uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte e vogliosi di giocarsela con i propri mezzi al cospetto di una formazione con altri obiettivi. Dirige Stanislav Ungureanu di Lanciano, assistito da Alessio Di Santo di Sulmona e Matteo Corradi di Avezzano. Si gioca sui binari dell'equilibrio, con il guardia romano che non rinuncia ad attaccare e in avvio crea subito sull'asse Petrucci di Giacinto. Il numero 8 arriva con i tempi giusti, ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Dall'altra parte Monaco ci prova dal limite, conclusione che non spaventa D'Andrea. Al 20esimo, ghiotta occasione per il Montorrio, mosca grossa dal fondo. Sul pallone arriva prima Ridolfi e poi Gridelli, entrambi murati. Alla mezz'ora sale in cattedra il classe 2005 Bala, che prima da 2 passi non trova la zampata vincente sull'azione personale dalla sinistra di Selmanai, poi ubriaca Gridelli ma spedisce alto e infine approfitta di un errore giallo-nero in fase di impostazione e solo davanti a Rapagnani in sacca per lo 0-1. Il Montorri impiega 10 minuti per reagire, ma la rasoiata dalla distanza di Vito Fall sfiora il palo. 2 minuti dopo Mosca penetra dalla destra e calcia, botta sicura, ma D'Andrea entra e torria e respinge con i piedi, mandando in archivio la prima frazione di gioco. Le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa, dove il Montorrio prova a raddrizzare il risultato, ma al sesto è Bala ad avere l'occasione per la doppietta, ma spara alle stelle. Prima di questo il guardia romano ha protestato per una mancata seconda ammonizione ai danni di Ndoye. Al 14esimo la formazione di mister Cipolletti trova il pari. Ridolfi entra in area e a tu per tu con D'Andrea serve Giancarli, che a porta sguarnita fa 1-1. La rete scatena Nicola Guerra, che al 21esimo raccoglie un lancio dalle retrovie, scavalca D'Andrea con un tocco morbido e deposita in rete. Gara ribaltata. L'ex penna incontenibile, alla mezz'ora riceve il filtrante da Leonzi, batte D'Andrea ma non il palo, che risputa indietro la sfera e tiene in vita i ragazzi di Evangelista. Nel finale Capitan Ridolfi fallisce 2 clamorose occasioni per il KO. Prima il numero 9 pescato in contropiede da Salvi va a terra nel contatto con D'Andrea e per Ungureanu di Lanciano è penalty. Dal dischetto Ridolfi incrocia ma manda fuori. Al 45esimo ancora Ridolfi, solo contro D'Andrea si fa ipnotizzare e non la chiude. Il Montorio rischia di buttare tutto alle ortiche al 47esimo quando su un cross dalla destra Cascioli stacca di testa dal centro dell'area senza successo. Finisce così, il Montorio batte 2-1 il guardia romano e continua la corsa verso l'obiettivo. Il guardia romano invece lascia il Montorio con qualche certezza in più. Sì, il primo tempo non è stato abbastanza facile per noi, anche perché loro ci hanno messa in seria difficoltà con il loro palleggio, però secondo tempo tutt'altra storia, da grande squadra, ci siamo messi sotto e penso che alla fine abbiamo meritato i 3 punti. Sì, sicuramente dobbiamo migliorare su questa cosa, però penso che dopo il gol loro, forse al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo, abbia dato una grossa scintilla tra di noi. Ognuno di noi in campo sa quello che deve fare e alla fine ci siamo riusciti. Ecco, questo Montorrio secondo Nicola Guerra dove può arrivare? No, il nostro percorso dal mio punto di vista è domenica per domenica, andare in campo per cercare sempre di vincere, però non è sempre facile, però siamo un ottimo gruppo e non ci arrenderemo, no? Andiamo fino alla fine. Ma più che brutto primo tempo da parte nostra, ci sarà una grossa prestazione della squadra avversaria. Cioè, tutto sintetizzabile in questa mia veduta della partita. Loro sono stati molto bravi, ci hanno creduto, non ci hanno concesso di fare quello che di solito siamo capaci di fare. Inevitabilmente sono calati e diciamo che il secondo tempo poi ci sono stati degli episodi su cui comunque credo che sia opportuno sorvolare, perché ogni domenica succedono delle cose a pro o contro. Chiaramente oggi loro sono stati danneggiati, però nel computo noi abbiamo fatto quella sua azione, calcio di rigore fallito, quindi credo che il secondo tempo poi l'abbiamo legittimato. Sì, può essere un difetto, ma può essere anche un pregio, poi mantenere l'assalto finale di una squadra così forte, praticamente non facendoli tirare mai in porta. Abbiamo fatto non una barricata, perché la proviamo sempre a rimetterli in difficoltà, però questa è una squadra forte. È inutile fare il giro di parole, questi sono bravi, sono forti e ci hanno messo in difficoltà, punto. No, il gol che abbiamo preso è stato una disattenzione del ragazzo a centrocampo, abbiamo perso palla e si sa che quando perdi palla a centrocampo la squadra in uscita puoi prendere l'imbucata, l'abbiamo presa, però capita a tutti, può capitare anche a noi. Sì, noi ci siamo, abbiamo dimostrato. In queste prime 7 partite abbiamo dimostrato
domenica abbiamo una trasferta difficile, poi abbiamo il San Benedetto in casa e giochiamo contro loro, vediamo che si può fare. Se sono più forti stringiamo la mano, accettiamo e andiamo avanti, comunque bisogna andare avanti. Beh, devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una gara straordinaria, a cospetto, come hai detto tu, una squadra forte, fisica, molto dispendiosa a livello di duelli, ma i ragazzi hanno dato l'anima. Solo che io in campo, devo dire la verità, io non parlo mai degli arbitri. Sono stato un giocatore, un ex calciatore poco tempo fa e ho sempre voluto aiuto agli arbitri. Episodio che poteva cambiare la partita, il doppio giallo è proprio una cosa palese. Ovviamente noi siamo una squadra in questo momento che si deve salvare. Un episodio a favore ci avrebbe dato aiuto, quindi a cospetto è una grande squadra. Ci aspettavamo che il Montorio sarebbe tornato sotto il secondo tempo. Solo che la mia squadra, io ho dato fino al primo giorno un input di giocare sempre la palla e si fanno errori anche di inesperienza, non ci scordiamo che è una squadra che è il 90% fatta per categoria l'anno scorso, quindi però sono contentissimo, secondo me con questo atteggiamento ci toglieremo tante soddisfazioni e arriveremo al nostro obiettivo. Beh, io credo che sono un allenatore che dà dei concetti sempre di giocare la palla, essere aggressivi. So bene che è un campionato difficile, credo che giocando così si possa aspirare anche a qualcosa di più della semplice salvezza.